Bene, adesso che abbiamo la bocca che sa di ospedale ed è completamente degustazionata, andiamo ad aprire la cena, sperando che vada meglio. Uguale a prima. Partiamo dalla roba semplice. Barretta della Enervit. Ma l'Enervit stasera le do fuoco alla sede. Dovrei averne due, infatti. Barretta 8000, cioè sembra quelle cose anni 50. Pinocchio 2000. Pinocchio 2000. Biscotto cracker che ritorna a gran voce. Perché c'è di nuovo il... Asdomar. Minestrone di pasta, minestra di pasta e fagioli. E filetti di sgombro dell'Asdomar, che allora spero sia meglio di quella da tre. Tonno e piselli. Io ho una zia. Biscotto cracker alias la schiacciatina che deposate. Carne di tacchino in gelatina. Multicam e in multicam arid. La gelatina non ha questa consistenza. Silenzio, che questo è per Rico. Grande Rico, se ci stai seguendo non mangiare sta roba. Power sport. Energia. Io quando ho cominciato a far palestra queste le prendevo e mi ricordo che non erano malissimo. Qui c'è insalata di riso. Secondo me il riso in acqua è una delle cose più buone perché ritorna nel suo ambiente naturale. Certo, parto io a sto giro? Sì, parti tu. Andiamo ad aprire. No, beh. Non saprei definire il colore. Malva talpa. No, no, beh, però c'hai la pasta dentro la menta. Ma che gustai? Che bella roba, c'è anche il parmigiano. Basta. Ma perché ha il peso specifico del piombo sta roba? Guardate. Beh, ha tutto lo stesso colore. Assaggiatene la bellezza, lo vedono loro, lo stanno vedendo. Ma tu guarda che colori. No, non mi toccare, non mi toccare. Aspetta, è peggio o meglio dei miei booster? Peggio. Aspetta, non ci sboccare sopra. Aspetta, aspetta il tuo via. Prendo. No, beh, no, mi sale lo sbocco. Però se fai sti versi sbocco anch'io. No, no, allora tu ti arriva in bocca. Quando l'acquetta prova ad andare giù, no, il tuo corpo dice no. Aspetta. No, questo è terrificante, raga. Ok, qui sta già sborricchiando. Cos'è, Vez? No, cos'è, no, che no, 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 ma è vivo? Si muove? Ma che cos'è? Ah, ok, forse è un'oliva ascolana. Vedi, ci sono le olive ascolane, poi ci sono le olive ascolare. Bravissimo, un gesto tecnico incredibile. Io adesso faccio un close up con la GoPro e voi mi dite che cosa vi ricorda. Io la no. Ma dove stai la cena? Ma scusa. Ma beh, che schifo. Il riso è di un bianco smagliante, cioè imbarazzante. Vabbè, quello lì sarà buono, zio, è uguale a quella che ti danno in ospedale. No. Slurp. Allora, non sa di... Avete tipo quattro teorici sapori diversi, ma totalmente diversi. Tipo riso e olive, non sono sapori simili. Non ne distingui uno. Non si... Cioè no. Tu capisci cosa stai mangiando dalla consistenza? Allora, riso e prosciutto, carne. Sì, più un pisello. Non si sente nulla. Non ha un sapore. Cioè è diventato tutto... AR Food SRL. Aspetta, ci penso io. AR Food SRL. Ah, vero. Ah no, siamo in live. Cameraman. Ma non è riso, è poliuretano. È poliuretano, sì. Polivinil cloruro. Mi serve uno zoomino tattico. Però il lato positivo è che se mangi lo sgombro ti sgombera l'intestino. Questo è un odore che però sa di pesce. Ho beccato una lisca subito. Questo è buono. Davvero? Questo è effettivamente buono. Cioè, c'ho un po' le lischine, ma sono talmente piccole che... Ah. Questo qui è veramente buono, si mangia. È Rio Mare... versione sgombro. Non prego. Allora, io sulla carta ho il tacchino. Carne di tacchino in gelatina. Io mi aspetto una roba tipo... la Simmental. Il tacchino in gelatina, sì. Allora... Avete mai visto Alien? No, che schifo! No, aspetta, ma c'è dell'acqua. Ma perché è liquido? Perché c'è dell'acqua anche qui? Che schifo! Che... Io non so perché la gelatina faccia l'acqua, non voglio neanche saperlo. Ma è
Ci dici di che cosa sa questa cosa? No, la gelatina sa di gelatina, ma penso che non scada la gelatina, proprio come concetto. Sai come la fanno la gelatina? No. Non vuoi saperlo? Sei sicuro? Il tacchino, non credo sia tacchino, però a parte il retrogusto di macchina, cioè tipo come leccare il motore di un'auto, la carne ha ancora la consistenza della carne, la cosa mi sorprende perché la gelatina mantiene la... A quanto pare sì. Non è malvagio, no. sa di quello che dovrebbe sapere. Il retrogusto rimane... Il retrogusto è orribile, lo so, però... Schifo, cioè ti dico, lo sgombro è molto meglio. Non mi piace il pesce. I signori dei sassi vi hanno rubato i sassi, assassini. Il caffè solubile è diventato sabbia, non solubile. Bello! Non si solubila più. Allora, senti la tua. Se ci impegniamo bene riusciamo a farle prendere la forma di uno snort. Sai quando ho comprato quelle caramelle al tabacchino e non capite se sono dei chewing gum o delle caramelle? Poi dopo un po' che le mastichi dici, ma stai andando alla chewing gum? Uguale. Non è buona. Non è buona. Sì, a un certo punto arriva una leccata di sabbia. Sì, non è buona. No, vecchio. Ma scusa, cioè qual è il suo? Sciroppo di glucosio e fruttosio, proteine del latte, destrosio, fiocchi d'avena, sciroppo di fruttosio, latte in polvere. No, fra, comunque è un'impatta lucrosa. C'è un botto di carboidrati sta cosa. 36 grammi di carboidrati su 60 di proteine. Di barretta. Avete mai visto quei documentari dove fanno il caffè cacato dalle scimmie? Ma sa di carruba. Vediamo chissà cos'è una carruba. Adesso ditemi, voi immaginatevi la carruba. Ok? Io adesso farò apparire l'immagine della carruba. Eccola. Chi sa cos'è una carruba? Che cosa è sapore ha una carruba soprattutto? Touché. Cioè, non c'era una cosa commestibile in tutto questo. Io mi faccio il caffè, ragazzi. E me ne vado. Allora, è finito. Sì, togli tutto e facciamo la conclusione. Lo spirito del Natale passato. Gojira. Gojira. C'è un solo... Vedi, alla fine basta ritornare al principio. No, per cambiarsi il sapore in bocca. Ci laviamo i denti con questo. Bene, passiamo alle conclusioni finali. Visto che avevi voglia di parlare, prego, illuminaci, dici cosa ne pensi di questo incredibile triplo Io pasto. Avevo già visto un video di un tizio che le provava. Tra l'altro il mio stesso modulo, il modulo G, perché almeno anche lui c'aveva i tortelli, sapevo già che erano in acquetta. Il discorso qual è? Che lui disse che era uno dei pranzi militari, sto qua prova tutti i pranzi militari, più buoni che avesse mai mangiato. Ah! Ha le papille gustative bruciate dal fumo. Aspetta, noi abbiamo mangiato... Uno si aspetta che un pranzo più costoso, detto da altri che è più buono, sarà più buono. Anche perché lui disse le testuali parole l'italiano si tratta bene anche a tavola, riferito al pasto militare. No. Cioè, al di là del lato tattico di mettere un botto di roba sott'acqua che ti fa del peso atroce le barrette di crusca, va bene. La cosa più buona qua dentro era il tubo di latte. Cioè, non ha tatticamente senso, secondo me. Perché non è una razione da portarti in missione. È una razione da mangiarti alla mensa del campo. Secondo me, più che altro, hai la cosa che è un pack molto grosso. È tutto idratato, perché alla fine devi scolarla via tutta l'acqua. Sì, solo il caffè è disidratato. E poi fa schifo, perché il cibo in umido tendenzialmente non è molto buono. La Real, per esempio, offre, stiamo citando quella, ma ce ne sono varie. Citiamo perché la trattiamo, ma possiamo anche citare, ce l'abbiamo lì. Cioè, sono disidratati, mettete dentro l'acqua, ve lo scalda, mangiate qualcosa di caldo, mangiate qualcosa comunque che è disidratato, prende l'acqua, quindi è pseudo fresco. Potevamo scaldarlo anche noi. Sì, però non avrebbe cambiato la cosa. Anzi. Cioè, io l'ho detto quando ho recensito i pasti Real, quelli sono veramente buoni, ma veramente buoni. Io il pollo al curry della Real me lo continuo a sognare la notte, non c'è paragone. Con una birra in fermentazione e la tipa in fibrillazione, per la nuova posizione. Secondo aveva? Il secondo me... Non valeva la pena. Ma porca di quella. Cioè, secondo me, anche se quello che diceva War era una descrizione dettagliata, tutto questo si può riassumere in: l'unica cosa che c'entra la colazione, i pasti in umido fanno cagare, pesano tanto, non ha senso trasportarli, è molto meglio il cibo demineralizzato, disidratato. Più che altro perché pesa meno, lo mangi caldo, questo comunque lo dovevi scaldare. Non è tanto quello, è che tiene il sapore. Più che mangiare questa roba, preferirei mangiare al ristorante. Sequestrato. Qui non è tanto quanto ne mangi, ma già giarne sequestrato. No! Arriviamo a 2000 like e mettiamo il sugo
Che schifo. Di questi tortellini dentro una svapo e vediamo cosa succede. 2000 like. Lo svapiamo ovviamente. E lo svapiamo ovviamente, certamente. E visto che la nostra soglia della sanità mentale comincia a scemare in tutti i sensi, e vi salutiamo, vi ringraziamo di averci accordato la vostra gentile preferenza. Chi coglierà questa è una persona di cultura. E vi ricordo che in descrizione trovate dei pasti militari buoni, che sono quelli lì che abbiamo lì dietro, che sono appunto desalinizzati, demineralizzati, acquati, in modo tale che li possiate mangiare caldi e pieni di sugo. Io vi ringrazio di essere qui con noi, ringrazio il buon War per essersi prestato a questa challenge alimentare disdicevole. C'è da mangiare, è sempre un piacere. Ringraziamo il buon Black che sta dietro la videocamera, che... Hello. Ringraziamo soprattutto noi stessi e il nostro fegato per quello che sta facendo. Vuoi dire qualcosa? Mai più. Vi ricordo inoltre che il sito del Monopoly non solo è stato rinnovato, è tornato online e offre una interfaccia incredibilmente migliorata e soprattutto con un sacco di offerte interessanti per il software. Quindi andateci a fare un salto. Veniteci a seguire anche su Instagram e come al solito io vi auguro un buon weekend e soprattutto stay hungry. Ciao ragazzi.